truffa, riciclaggio, sostituzione di persona ed appropriazione indebita. Di questo dovranno rispondere 4 persone che sono indagate in seguito ad un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo, che ha scoperto una truffa milionaria. Le indagini si sono concentrate tra novembre 2019 e marzo 2021 ed hanno preso il via dalla denuncia di una persona residente in Lombardia, legale rappresentante di una società di capitali, a cui erano stati promessi aiuti economici per risollevare le sorti della propria azienda, in realtà mai ottenuti. Il danno subito dall'imprenditore è stato di oltre 1,5 milioni di euro tra denaro ed oggetti preziosi che la vittima aveva ceduto ai truffatori, credendo di trovare in loro un valido aiuto per risollevare le sorti della sua attività. A capo di tutta l'organizzazione, secondo gli inquirenti, c'era un uomo di 55 anni residente ad Arezzo che si presentava come imprenditore del settore farmaceutico o avvocato esperto in diritto finanziario. Gli altri soggetti coinvolti sono un 65enne di Prato che fungeva da autista e factotum e una donna di 47 anni di Arezzo che si presentava invece come esperta del mondo finanziario, bancario ed assicurativo. In realtà era la cassiera dell'organizzazione criminale. Sarebbe stata lei a trasferire il denaro raccolto dalle vittime su conti correnti bancari riconducibili ai propri familiari e alle sue società. Ultima indagata una 63enne di Roma che sarebbe risultata destinataria di parte degli introiti illeciti con l'obiettivo di riciclare il denaro.